Iriana Trevisan, nota showgirl e ex protagonista di programmi cult come Non è la Rai e Grande Fratello VIP, ha rivelato di aver scelto un percorso di castità negli ultimi 2 anni, un cambiamento profondo scaturito dalla sua ritrovata fede. Durante un'intervista con Monica Setta nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, Trevisan ha condiviso le ragioni di questa scelta che sembra aver segnato una nuova fase della sua vita. La scelta della castità, motivazioni e spiritualità, un incontro con la fede. Iriana Trevisan ha chiarito che la decisione di abbracciare la castità non è stata casuale, ma dettata da un'introspezione profonda e da un recupero spirituale significativo. La showgirl ha affermato: "Sono casta da 2 anni. Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Questo ritrovato legame con la spiritualità si è concretizzato nella frequentazione di un gruppo di preghiera legato a una chiesa carismatica, caratterizzata da canti, balli e preghiere intense. Secondo Trevisan, è una comunità che la sostiene nel suo percorso, consentendole di esplorare profondamente la sua spiritualità e il suo rapporto con Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Trevisan ha descritto il suo nuovo approccio ai contatti interpersonali, evidenziando come l'essenza del suo cambiamento risieda non solo nella castità fisica, ma anche nella necessità di sentire una connessione più profonda. Ha affermato che, essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male. Questa affermazione sottolinea l'importanza che attribuisce a un'intimità che deve essere significativa e non superficiale, ponendo il suo benessere emotivo e spirituale al di sopra delle interazioni fisiche momentanee. L'inevitabile confronto, esperienze passate, un bacio che fa riflettere. Trevisan ha anche condiviso una recente esperienza in cui ha tentato di avvicinarsi emotivamente a un uomo, culminando in un bacio. Tuttavia, la situazione l'ha portata a riflettere sui costi emotivi di tali gesti. "C'è stato un bacio, ma non è andata bene", ha commentato, spiegando che nei 2 giorni successivi si è sentita a disagio e turbolenta. Questo episodio ha rafforzato la sua determinazione a mantenere la castità, rendendola consapevole dei limiti che desidera impostarsi. Desiderando di riservarsi e proteggere il proprio benessere, Trevisan ha affermato: "Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo". La sua scelta di prendere tempo riflette una maturazione personale e il bisogno di costruire relazioni che siano in linea con il suo nuovo modo di vedere la vita. Le relazioni passate e il presente, da Giulio Cavalli a Biagio Danelli. Negli anni, l'ex ragazza di Non è la Rai ha avuto diverse relazioni importanti. L'ultima nota è stata quella con il regista teatrale Giulio Cavalli, con cui ha condiviso un legame di circa 2 anni. Prima di lui, Trevisan era stata sposata con il cantante Pago, da cui ha avuto un figlio, Nicola. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, ha avuto una liaison con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, e una breve relazione con Biagio Danelli, un altro concorrente del reality. Queste esperienze la portano ora a una fase di riflessione e rinnovamento, dove la ricerca della stabilità emotiva e la connessione spirituale sono diventate priorità indiscutibili. In un momento storico complesso per le interazioni affettive e sociali, Iriana Trevisan rappresenta un esempio di chi sceglie di seguire un cammino interiore piuttosto che le frivolezze del mondo circostante.